Sano Virtus è una società professionistica che oltre a insegnare le qualità tecniche e lo stare in campo, quindi specializzata nella pratica del calcio, ha un occhio di riguardo per quella che è la crescita personale e umana dei ragazzini. È una squadra che mi piace perché oltre all'aspetto tecnico guarda molto al rigore, alle regole. Stare in gruppo, avere certe regole, insegna a comportarsi in una certa maniera. E poi anche perché è fatta comunque di persone qualificate che insegnano ai ragazzi oltre alla tecnica del calcio anche la tecnica di, diciamo, tra virgolette, di vita, di stare insieme agli altri. Un altro punto importante è il rendimento scolastico, che noi facciamo molta attenzione e chiediamo addirittura le pagelle, perché pensiamo che anche in questo modo riusciamo a stimolare i ragazzi a concentrarsi anche nello studio. Lo sport, il calcio non assicura in partenza un futuro, la scuola invece glielo permette. Il calcio e la scuola devono andare d'accordo. Ogni 3 mesi chiedono la pagella e questo stimola i ragazzi a far bene, altrimenti perde il calcio. La richiesta di avere la pagella scolastica porta anche il ragazzo a impegnarsi anche nella scuola per non perdere quella possibilità di avere, di seguire quella sua passione. Lui, sapendo di avere questo impegno, ci organizza quei compiti perché ci tiene essere presente agli allenamenti. Quindi questo è anche stimolo, secondo me, per fare bene a scuola. Se uno fa bene a scuola può andare avanti con il calcio, altrimenti è meglio che un ragazzo si concentri con la scuola, perché la scuola è il tuo avvenire, non proprio il calcio, perché il calcio purtroppo, dato le statistiche, è per pochissimi. Allora, adesso devono andare a fare un torneo a Bellaria di 4 giorni, a loro viene dato 1 ora al giorno per fare i compiti. In cui c'è un gruppo, ogni ragazzo deve imparare a stare bene all'interno del gruppo, rispettare i compagni, anche i difetti dei compagni, cerchiamo di spronarli a chi è più timido a non aver paura all'interno del gruppo, ma a esporre i propri problemi. La cosa principale è che i ragazzi siano ragazzi che si rispettino uno con l'altro. Anche se la partita non finisce in modo positivo, viene analizzato il perché, e questo per far riflettere i ragazzi e insegnare insieme ai ragazzi a valutare qual è stato il problema e quindi crescere anche caratterialmente. Il genitore emerge quando, anche nelle difficoltà di una partita che non è andata bene, riescono comunque a far alzare la testa ai ragazzi, a saper sdrammatizzare. Sì, in questa società c'è proprio questa filosofia del giocare bene, dell'impegnarsi, però se si perde una partita non è la fine del mondo. Quando perdono una partita li vedi demoralizzati. La settimana dopo cercano con l'allenatore e vedono di migliorare. E nella vita purtroppo si vince e si perde, e questo è anche un aiuto per i ragazzi a capire, a superare anche le delusioni di una sconfitta, perché è anche questo un momento di crescita di sicuro. Se una partita va male, di solito io a mio figlio poi lo dico a casa e cerco di tenerlo su con il morale e dicendo, non so, calcio così, la prossima partita andrà meglio. Anche perché il mister, se una partita va male, cerca di studiare dove sono stati gli errori e di farli venire a galla per migliorare. I genitori hanno un ruolo molto importante, fondamentale, perché sono i loro primi sostenitori. Da bordo campo fanno sempre il tifo per loro. Viene chiesto di fare un tifo equilibrato, quindi non valutare in base alla sconfitta o alla vittoria, ma in base a quello che i ragazzi sono riusciti a dare. Al Bassano il tifo è assolutamente una cosa che ci tengono tantissimo. Non bisogna fare un tifo esagerato, perché altrimenti i genitori vengono richiamati, come è già successo, e lo trovo giusto, perché la società so che vuole che i genitori tifosi tifano la squadra, però entro un certo limite. Niente tanto.
all'interno di questo gruppo, far prendere sicurezza ai ragazzi dei propri mezzi, può aiutarlo anche fuori dal campo, nella scuola, un giorno nel lavoro e nei rapporti con gli amici. I ragazzi devono fare una vita regolare, quindi mangiare bene, nutrirsi bene, dormire le ore che devono dormire, e questo gli porta in futuro a non cadere in certe tentazioni, tipo il fumo, anche l'alcol. Essendo impegnati molto con il calcio e la scuola, riescono a stare fuori anche da altre distrazioni che possono essere Facebook, la PlayStation, i telefonini. Hanno meno tempo per queste cose. Le cose qua, insomma, che spesso loro quando vanno ai tornei, la società non vuole che si portino giochini vari, cellulari, per cui il fatto di stare magari via qualche giorno insieme con i propri compagni è anche un modo per riscoprire certi valori di una volta, e non tutti vanno via con i propri telefonini, con la propria musica. E anche il discorso fisico ti abitua comunque a avere un'alimentazione sana, perché comunque a questi livelli devi cercare di non ingrassare troppo, devi mangiare bene, devi a non fumare, a non bere, più avanti si va, sicuramente i ragazzi devono fare uno stile di vita anche molto sano, sicuramente questo. Una cosa che io ci tengo in particolare è spronare il ragazzo a parlare col mister, a chiedere delle spiegazioni, perché così poi sarà la sua vita. Se il genitore si fa sempre avanti o per coprire o per voler spronare il ragazzo magari le prime volte anche assieme, e per poi lasciarlo anche libero, quindi togliergli la paura nell'affrontare l'allenatore, perché non ci deve essere paura, ma chiedere spiegazioni, che sia tecnica, che sia di qualsiasi tipo.